Sapori in tavola, e questa puntata si preannuncia davvero molto interessante, molto divertente, molto variopinta, vista la presenza del futuro di coloro che saranno davvero i nuovi protagonisti della cucina, del panorama possiamo dire nazionale ma anche mondiale, perché vediamo delle fisionomie che ci parlano anche di oltre confini, oltre oceano, e la cosa ci fa molto piacere. Siamo sempre nel cuore di Torino, gentilmente ospitati dall'Associazione Cuochi Torino. 300 anni di storia, 300 anni di cucina, di tante tradizioni, di tanta cultura che sono passate davvero in questi locali. Oggi conosciamo chef Carlo Cravero, un collaboratore dell'Associazione Cuochi, e soprattutto conosciamo tanti piccoli e grandi amici che ci stupiranno. Benvenuti ragazzi! Cara Jacqueline, siamo in compagnia delle giovani leve che vogliamo presentare. Loro sono... Lei si chiama Mercedes, lei è Giorgia, lei è Celeste, è il capo di uomini, è Leo. Yeah, Leonardo. Grande Leonardo! Benvenuti anche ai nostri collaboratori che sono qui con noi presenti. Caro Carlo, che cosa stanno per realizzare i nostri piccoli grandi chef? Allora, noi ai nostri piccoli grandi chef cerchiamo di far realizzare una bella purè piemontese, una purè di patate, accompagnata con i formaggi Raschera del nostro consorzio Raschera e Bra Tenero. Mamma mia, si preannuncia davvero un grande purè. Voi avete già lavorato per schiacciare queste patate che sono state cotte, Carlo, con o senza buccia? Con la buccia, sono state fatte al forno con l'umidità, ok? Allora ragazzi, avete pelato le patate, schiacciato le patate, avete già fatto un lavorone, siete già stanchi? No, meno male. Allora procediamo, forza, Carlo vi guida, forza, seguite. Allora, lo chef, dovete prendere queste patate e e versarle lì. Facciamo un grande purè della tradizione e naturalmente andiamo ad arricchirlo con i favolosi formaggi del territorio, i formaggi del consorzio. In questo caso Carlo, il nostro capo chef di questa brigata, ha scelto il Raschera, ha scelto il Bra, quindi andiamo sui sapori abbastanza importanti. Abbastanza importanti e abbastanza saporiti. Abbiamo già fatto sciogliere i formaggi precedentemente, li aggiungiamo alle nostre patate. Quindi abbiamo fatto una sorta di crema, dai, di non crema. Fonduta, perché è stato semplicemente solo sciolto il formaggio con un po' sì. di latte, immagino. Esatto. Quindi questo purè viene sicuramente molto molto sostanzioso. Buono, eh? Mercedes ha detto buono. Non l'ha ancora assaggiato. Ma sulla fiducia, conoscendo la bontà dei nostri formaggi, sulla fiducia ha già detto buono. Facciamo mescolare a loro Forza ragazzi! Con tutta la vostra con grinta. Tutta la vostra grinta, la vostra forza. Quindi, dobbiamo dire che abbiamo già fatto un grande assaggio dei nostri formaggi, abbiamo già fatto una ricca merenda. Come erano i formaggi? Buoni. Buoni, abbiamo già dato una bella botta alla nostra forma di Raschera. Beh, insomma, è giusto che questi giovani, certo, per affrontare le ricette sappiano con che sapori hanno a che fare. E no? Che riconoscano, infatti. Perfetto. Adesso lasciamo un attimo Jacqueline che finisca il lavoro dei ragazzi. Compito anche dell'Associazione Cuochi Torino e dei nostri chef. Ora Carlo, tu sei un collaboratore, è sicuramente quello di avvicinare anche i giovanissimi al mondo della cucina. Sì. Ogni volta che facciamo una manifestazione noi cerchiamo sempre di organizzare qualcosa dedicato ai bambini. A volte sono le caramelle, a volte sono altri tipi di dolci. Oggi li abbiamo voluti con noi perché comunque
i ragazzi sono il nostro futuro e noi dobbiamo giocare su questo, contare su questo futuro. Ed è importante anche nella cucina di casa che vengano avvicinati a questo mondo, che provino a creare, a pasticciare, anche certo, a creare qualcosa di proprio, perché così si possono appassionare a questo bellissimo mondo e darci speranze per, speriamo, per il prossimo. Per il futuro. Adesso noi abbiamo preparato anche un altro piatto. Questo siamo partiti facili, ma sì, adesso andiamo anche... Andiamo su quello un pochino più complicato. Benissimo, rimanete sempre con noi perché i sapori in tavola oggi ve li portano i giovanissimi. E adesso prendiamo i nostri formaggi, i formaggi del consorzio, Raschera e Bra, e cominciamo col mettere un po' di Raschera di qua, copri pure. Abbondiamo che anche questo... Ringraziandoci è stato fornito, quindi non badiamo a spese, perché più formaggio ci mettiamo più i quadrotti saranno gustosi e saporiti. Quadrotti al Braschera, è da brevettare questo nome, caro chef, caro Carlo. Braschera, ci piace l'idea. Bravi bambini, perfetto. Cambiamo i piatti? Adesso cambiamo i piatti. Di qui abbiamo messo la Raschera e di là il Bra tenero. E adesso cambio. Adesso cambio piatto e andiamo avanti di qua a mettere. Forza! Il Bra. Mamma mia, che bontà! Sicuramente il gusto non mancherà in questi quadrotti, eh? Con tutto il formaggio che ci stiamo mettendo, sai che bontà! Bravissimo. E bisognerà avere la ben schiacciamo cura. Schiacciamo un pochino. Dobbiamo chiudere bene gli angoli? No. No, rimane così? Rimane così. Perfetto. Pronti così? Pronti al taglio? Ok. Facciamo due. Fai metà? No, fai metà. Ok. E lo credo, l'abbiamo riempito più non posso. Riempito fin troppo. Deborda. E adesso abbiamo lo esagerato. Quattro anche da questa parte. In quattro anche da questa parte. Non taglia, abbiamo badato a spese. Okay. Brava. Ok, così. Poi verranno infornati. Sì, abbiamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Il tempo appunto della cottura della pasta sfoglia, che il formaggio si sciolga nel migliore dei modi. Sì. Per rendere così succulenti questi nostri quadrotti che poi andremo ad assaggiare. Sarà opera dei nostri giovanissimi aspiranti chef, gli chef del futuro. Bravi ragazzi, complimenti. Fra poco assaggerete anche il prodotto del vostro lavoro, i nostri quadrotti al Braschera, che fra pochissimo andremo ad infornare. E tagliamo anche la seconda parte, ovvero il pomodoro, con una pioggia di Raschera e di Bra tenero. Ci siamo davvero superati. Sì. Sì, eh? Chissà che buoni, saranno buoni? Ma li hanno fatti i bambini, per cui sicuramente sono buoni. Andiamo in forno? Sì, adesso diamo la nostra teglia a Khadija e a Marco, che si preoccupano di metterli in forno. Caro chef Carlo Cravero, il risultato del lavoro dei nostri piccoli, sì, è sotto i nostri occhi. È una cosa eccezionale, sono stati bravissimi. Hanno messo tutti gli ingredienti in modo giusto e credo anche abbondante. Abbondante non abbiamo dubbi, perché di Raschera e di Bra tenero lì dentro ce n'è per tutta la generazione. Il formaggio abbiamo del consorzio farà la sua figura. Sicuramente, eh? Sicuramente, sì. Quindi complimenti ragazzi. Abbiamo anche il vostro purè con le Knel, guardate che preparazione Jacqueline, grazie, complimenti. E anche lì non ci siamo risparmiati la crema di formaggi. Assolutamente. Più formaggio di patate. Sì. Sì, sì, sì. Quindi di gusto sicuramente oggi ne avremo. Adesso ragazzi, intanto complimenti a voi, grazie Carlo, grazie a tutti. Grazie a voi. Per essere stati con noi in questa giornata, ancora un grazie all'Associazione Cuochi Torino che ci ospita per questi momenti dedicati ai sapori in tavola. Oggi in tavola di sapore sicuramente ne avremo tantissimo, ma soprattutto avremo il sapore
di questi giovani aspiranti chef il futuro, davvero. Coltivate questa passione e un domani sarete voi con queste belle giacche bianche al posto dei nostri grandi maestri alle nostre spalle. Assaggiamo, sapori in tavola, forza ragazzi. Grazie, andiamo, prego. Andiamo all'attacco. Di formaggio sicuramente ce n'è tanto, grazie al nostro consorzio. Proviamo anche noi, proviamo anche noi.